Group Replication in Action, quindi sarà una sessione sull'HA di MySQL fatta con le repliche. E quindi vedremo a confronto varie tipologie di configurazioni possibili per arrivare poi alla group replication, e quindi mettendo a confronto queste diverse configurazioni, per cui una configurazione con le repliche standard con i PID asincrone, cioè tradizionali, per poi evolvere l'architettura alla group replication configurata a mano, e per poi ulteriormente vedere, mettere a confronto con la configurazione fatta con InnoDB Cluster, ovvero con la MySQL Shell, e quindi ci sgrava da dover fare manualmente una serie di configurazioni e automatizza alcune funzionalità del router. Tutto questo lo vedremo partendo da un ambiente che ho già preparato con un'istanza semplice di MySQL più un'applicazione demo, e poi ho delle macchine virtuali libere per aggiungere gli ulteriori slave. Il software che andremo a utilizzare è ovviamente l'ultima release stabile di MySQL 5.7.19 più il router e MySQL Shell, quindi sono i tre componenti che vanno poi a formare il pacchetto in InnoDB Cluster, e poi utilizzeremo Enterprise Backup e l'applicazione demo sarà WordPress. Abbiamo quattro macchine virtuali, quindi sul MGR qui abbiamo già le shell aperte. Su queste quattro, allora sulla prima c'è già l'istanza MySQL MGR1, sulla MGR4 abbiamo la nostra applicazione Apache con WordPress. Per il momento MGR2 e MGR3 sono libere. Quindi vi faccio vedere i file di configurazione che ho preparato. Per quanto riguarda MySQL, vediamo WordPress. Qui ho già configurato il puntamento al database, quindi qui c'è l'host, utenza e password, quindi tutto diciamo abbastanza semplice, ho fatto il minor numero di configurazioni possibili. Ok, partendo da qui vediamo dove vogliamo arrivare. Ok, quindi questa è la prima architettura che vogliamo implementare. Per cui per il momento abbiamo solo MGR4 con l'application server e MGR1 con il MySQL. Vogliamo aggiungere due slave, in particolare su MGR2 metteremo un primo slave che eventualmente ci servirà come HA, quindi potrà diventare master e quindi garantire una continuità di servizio.
mentre su MGR3 mettiamo un ulteriore slave aggiuntivo che non serve per l'alta filabilità, però ci serve per vedere alcune cose, voglio capire. Quindi questa è la situazione in cui tutto funziona normalmente e la nostra applicazione lavora sull'istanza master. Vedete anche che qui sotto l'applicazione, sulla stessa MGR4, ho inserito anche un componente che ho rappresentato con questo rombo, che è il MySQL router. Quindi MySQL router nasconde all'applicazione la logica che permette di andare ad utilizzare l'istanza di database attualmente funzionante, quindi il master. Perciò normalmente bilancerà tutto il traffico verso MGR1. Nel momento in cui MGR1 non sarà più disponibile, il router se ne accorgerà, appunto, e quindi invierà tutto il traffico successivo su MGR2. Come vedete, quindi andremo in questa situazione qui, al primo fault. Come vedete, quindi MGR2 diventerà a sua volta il master e MGR3 diventerà sempre slave, però prima replicava MGR1 e poi dovrà per forza replicare la MGR2. Per fare tutto questo, quindi utilizzeremo tre cose, quindi MySQL ovviamente con la sua funzionalità nativa di replica, poi MySQL router che abbiamo citato, e poi per effettuare automaticamente queste configurazioni, cioè passare da questa a questa configurazione, utilizzeremo una MySQL utilities che è MySQL failover. Quindi questo è quello che vogliamo fare, mettere in piedi. Allora, la creazione di repliche, di slave aggiuntivi, quindi andremo a, probabilmente chi di voi già utilizza la replica standard, visto che stamattina pochi hanno alzato le mani sulla group replication, comunque un certo numero di voi, ma non tutti, utilizzano la replica standard. Quindi per implementare la replica standard con GTID andremo ad inserire questo blocco di parametri nel file di configurazione. Quindi sicuramente dovremmo abilitare il binary log, perché la replica, probabilmente lo saprete, si basa proprio sul binary log. Dovremmo anche abilitare il GTID, perché è stata diciamo una scelta anche per poter lavorare con MySQL failover, l'utilizzo del GTID, più altri parametri che, tipo questi, che saranno poi, o anche questo, che saranno poi obbligatori con la group replication. Con la replica tradizionale con GTID non sono obbligatori, ma comunque molti di questi sono comunque una buona norma inserire, quindi io già li ho inseriti. Quindi master info repository, relay log info repository su tabella per avere il crash safe della replica, degli slave, log slave updates, perché poi ci serve nel momento in cui andiamo a fare le riconfigurazioni. Ok, e i primi due, se non li conoscete, i primi due parametri servono per l'utilizzo delle utilities, quindi per MySQL failover. Ovviamente, come chi ha già utilizzato la replica saprà, c'è il server ID che deve essere univoco per ogni istanza nella topologia di replica.
Quindi questo è il primo passaggio, inserire quel blocco di parametri. Secondo passaggio, allineamento dei dati dal master agli slave, perché il primo allineamento avviene manualmente e poi nel momento in cui si attiva la replica, tutte le modifiche fatte sul master vengono propagate sugli slave. E quindi per fare questo allineamento utilizzerò il MySQL backup, quindi questo è il comando del tool MySQL Enterprise Backup. Quindi qui c'è il comando che userò per fare il backup, backup and apply log, e qua sotto c'è il comando che userò per fare la restore. In questi due comandi è implicito il login path client, che è quello di default. Non so quanti di voi utilizzano il login path, pochissimi. È un'opzione che a partire dalla 5.6 permette di non dover digitare la password ogni volta che si utilizza un comando client tipo MySQL dump, in questo caso anche MySQL backup lo utilizza, e nemmeno doverla mettere in un file di configurazione MyCNF in chiaro. Quindi con i login path è possibile definire intanto diversi login path assegnando un nome a diversi puntamenti, quindi hostname, porta, utenza e password, e poi io posso richiamare semplicemente aggiungendo questa opzione e senza dover digitare tutto, tutti i parametri. E poi il secondo step della restore è l'esecuzione di questo script. Questo script viene generato dal comando di backup. Quando si fa il backup viene creata una directory con tutti i dati e viene creato anche questo script che contiene la lista degli ID delle transazioni eseguite sul master, in modo che sullo slave si potranno allineare appunto gli stessi ID di transazioni eseguite. Quindi in parallelamento io trasporto sia i dati e sia gli ID delle transazioni. Poi, per quanto riguarda la creazione degli slave, andrò a impostare la modalità read-only sugli slave per sicurezza, dopodiché l'attivazione della replica, configurazione e attivazione, si può fare in vari modi. Per usare un solo comando si fa prima, utilizzo questo MySQL replicate con i dati del master e dello slave. Anche qua posso utilizzare il login path. E gli passo anche l'utenza che lui dovrà creare e utilizzare per fare la replica. Ok, quindi in queste due slide sono contenute le operazioni che andrò a fare. Quindi adesso i comandi sono gli stessi. Andiamo a inserire il blocco di configurazione nel MyCNF. Ok, sono quelli della slide. Vado a cambiare solamente l'host e la ID. Allora, in questo caso non posso fare a caldo queste modifiche, quindi devo fare un restart perché prima non avevo neanche il binary log, quindi questa non è una modifica che si può fare a caldo.
altre cose tipo l'abilitazione del GTID oppure altri dei parametri che abbiamo visto si potrebbero fare anche a caldo. In questo caso richiesto un restart. Comunque il disservizio è solo di qualche secondo. Ah, ecco, vi faccio vedere anche l'applicazione che giustamente così testiamo che sia funzionante. Eccola qua. Adesso è attivo il servizio. Scusate. Ok, poi andiamo a creare gli utenti. Ok, quindi abbiamo già alcuni GTID, io ho creato gli utenti e quindi abbiamo generato alcuni GTID. Il GTID l'ho appena abilitato nel blocco di configurazioni. A questo punto, se vi ricordate, lo step successivo è allineare i dati, quindi dal master agli slave. Allora, è passato velocemente, adesso ve lo faccio rivedere il comando di backup che abbiamo visto prima nella slide. MySQL backup con l'opzione backup and apply log. Quindi questo mi ha prodotto quello che adesso vi faccio vedere. Questo è il backup che abbiamo prodotto. E tra l'altro nella directory meta avremo poi quello che dicevo prima, ovvero lo scritto da eseguire. Adesso andiamo a preparare gli slave. Quindi MyCNF l'abbiamo già editato. A questo punto copiamo il backup dal master agli slave e lo recuperiamo. SCP e copiamo. Puliamo la data directory e facciamo la restore. Sì, per fare la restore.
attenzione all'ownership, quindi andiamo ad assegnare i permessi a MySQL, stessa cosa anche sull'altro slave. Le due istanze. A questo punto, a istanze avviate, possiamo eseguire il famoso script. Quindi qui non devo digitare nessuna password perché c'è il login path di default che mi va sul localhost, quindi sull'istanza locale. Reset master e ok. Reset master lo devo fare per poi poter settare la lista dei GTID, perché reset master resetta sia il binary log sia i GTID e quindi mi permette di poter poi fare il set dei GTID purchased. Ok, e a questo punto abbiamo le due istanze slave pronte per avviare la replica, quindi utilizziamo il comando visto prima per configurare ed attivare la replica, da login path che definisce MGR1 a login path che definisce l'istanza che sta su MGR2, creando ed utilizzando poi questa utenza. In realtà questa utenza l'ho già creata, quindi la andiamo semplicemente a utilizzare. Ok, stessa cosa per l'altro slave. Ok. Verifichiamo, facciamo un check veloce con un'altra utility, però volendo si può fare anche, e quindi ci dice che ok, i due slave sono correttamente in replica, però per chi utilizza, ha più confidenza con la comandi, gli statement della replica, show slave status, anche da qui possiamo vedere che abbiamo la replica running e non abbiamo errori. Ok, quindi a questo punto noi abbiamo fatto semplicemente un riavvio del master, abbiamo dato quel poco di servizio, poi per il resto abbiamo già predisposto tutto per l'HA, tranne due cose, quindi il router e poi il MySQL failover. Allora, il router, come se vi ricordate lo schema logico dell'architettura, lo andremo ad installare e configurare sulla macchina virtuale dove c'è l'application server, l'Apache. Quindi l'RPM l'avevo già installato, basta editare il file di configurazione. Ok. Anzi, tutto questo non serve. E andiamo a definire una porta con un mod read write. Quindi noi abbiamo configurato il router per stare in ascolto solamente sul localhost sulla porta 6446 e per andare a bilanciare, a meglio, a inviare il traffico SQL sulle due destinations MGR1 e MGR2 con un mod che sarebbe la policy read write. Questa sarebbe una policy di failover, ovvero
finché risponde il primo, invia tutto al primo, alla prima destination. Quando la prima destination non risponde più, inizia a inviare tutto il traffico verso la seconda e non torna più indietro finché non lo riavviamo. Ok. Chiedo scusa, riavviare chi? Il router. Sì, sì. Cioè il router poi, una volta riavviato, riprova sul primo. Sì, esatto. Se a un certo punto anche il secondo, dopo che ne so, 7 giorni, non risponda, lui prova di nuovo sul primo o no? No, allora, questo sistema in realtà è, gestisce il singolo fault. Dopodiché ci va un intervento amministrativo per riportare tutto indietro. Poi vedremo invece che con la group replication possiamo avere qualcosa in più. Ok, avviamo il nostro router e riconfiguriamo la nostra applicazione. Intanto vediamo se allora, questa è la nostra applicazione che per il momento sta ancora puntando sull'1. Qui apro, mi loggo come amministratore, così poi faremo anche qualche modifica e così generiamo anche qualche scrittura. Ok. Vabbè, adesso qui non ho internet. Ok, adesso cambiamo il puntamento in modo da utilizzare il router. Eccolo qua. C'è 127.0.0.1.6.4.4.6.1. Ok, quindi quel PHP non serve neanche riavviare. Facciamo un refresh. Quindi sta funzionando. Posso anche utilizzare il router da command line con un client MySQL. In questo caso, se io faccio una select host name, giustamente sono finito su MGR1. Ok. Cosa manca? Il MySQL failover, quindi quel utility che in caso di fault dell'attuale master mi riconfigura il primo, cioè lo slave che sta su MGR2 come master, e quindi lo slave che sta su MGR3 mi replicherà da MGR2, appunto. Però non vi ho fatto ancora vedere la slide con il comando. Eccolo qua, quindi questa è l'ispezione di configurazione che ho inserito nel router e l'ho fatto poco fa. Il comando per il MySQL failover è questo qui. Quindi si lancia il comando e poi lui forca un processo in background che continua a monitorare le istanze. Quindi io questo lo lancerò sulla macchina MGR3, una scelta così come un'altra, e questo andrà a monitorare costantemente le tre istanze su MGR1, MGR2 e MGR3. Vi ho messo alcuni parametri in modo da fare quello che ho detto prima, cioè l'unico slave candidato a diventare master è MGR2, mentre MGR3 rimarrà comunque sempre come slave. E quindi per fare questo io gli dico il failover mode elect e che candidates, e nei candidates gli metto l'MGR2.
mentre negli slaves gli metto sia il 2 sia il 3 e sul master gli metto l'1. E qua posso utilizzare sia i login path sia la stringa con utenza, pass, hostname, porto, utenza, pass. Ok, andiamo a lanciare il comando. Ah, dimenticavo, adesso vi faccio vedere il comando. Allora, lanciamolo sul 3, abbiamo detto. Io ho anche aggiunto un ulteriore parametro, quindi gli ho chiesto di eseguire, una volta che ha riconfigurato eventualmente l'MGL2 come master, esegue anche questo script. Questo script non fa altro che togliere la modalità read-only sul master, su quello che è diventato master. Adesso intanto lancio il processo failover, poi vi faccio vedere questo script, c'è solamente una riga che è client MySQL che lancia la set global read-only uguale off. Ok. Ah, ecco, la modalità read-only non mi ricordo, mettiamola, probabilmente non l'avevo ancora fatta, quindi set global read-only uguale on. Io in questo momento la setto così, diciamo, in modo non persistente, poi può essere una scelta quella di metterla in configurazione in modo persistente. Ok, okay, quindi a questo punto la nostra architettura è pronta e potremmo simulare, vedere che cosa succede in caso di default del master. Quindi qua possiamo anche fare una scrittura, our MySQL replication in questo caso, allora simuliamo un fault del master, ma prima ci mettiamo in tail sui log, quindi il failover che nel comando che abbiamo dato gli abbiamo specificato il log, eccolo qua, da creare, quindi qua vediamo master slave slave tutto ok in questo momento. E poi abbiamo l'altro log del router. Quindi i due processi, router e failover, non comunicano tra loro, quindi ognuno indipendentemente dall'altro fa il suo lavoro in questo caso. Poi vedremo che invece con InnoDB Cluster il router sarà un po' più intelligente, quindi parlerà anche con la group application. Allora, se io spengo il master, posso fare una domanda? Sì. Che ci stai facendo vedere è disponibile, non ho capito se è disponibile anche nella community edition. Sì, questa è la replica standard con GTID, la group replication ve la faccio vedere tra poco. Ma è disponibile? Sì, la risposta è sì, sia per la replica standard sia per la group replication. Scusami, l'enterprise backup chiesto prima invece no? No, quello no. Ok, quindi il failover, MySQL failover ha fatto la sua riconfigurazione, il router in questo momento non logga niente, quindi io posso fare ad esempio un refresh, oppure posso anche fare un edit e fare una scrittura. No, tutto minuscolo. Ok, quindi andiamo a vedere la pagina. Ok, quindi la scrittura ha funzionato, il nostro ex slave è diventato master, quindi ha tolto il read-only. E
possiamo andare a a rieseguire il comando che abbiamo eseguito prima di check, quindi questo ovviamente non funzionerà più perché il master non è più quello, però se invece noi andiamo a eseguire, vedere se il MGR3 è in replica con MGR2, sì. Ok, perfetto, quindi singolo fault è stato gestito automaticamente, anche con la replica tradizionale, ma abbiamo avuto bisogno dell'aiuto di questi di questo strumento del MySQL Failover. Però, come dicevamo prima, si richiede dopo un failover un intervento manuale per riportare il master su MGR1. E lo andremo a fare, quindi iniziamo, anzi forse c'è una slide. Sì, c'è una slide. Quindi per ricostruire la replica faremo lo stop del MySQL failover. Con un po' di pulizia, insomma, associata. Quindi chiude il processo, eccetera. Riallineamento del nodo principale tramite replica dal nuovo master. E poi invertiremo i ruoli e quindi riporteremo il master da MGR, il ruolo di master da MGR2 a MGR1. Questo ovviamente potrebbe funzionare, potrebbe non funzionare in base al tipo di crash che potrebbe essersi verificato sul master originale MGR1. Qualora non funzionasse, si renderebbe necessario ripetere la procedura che abbiamo fatto prima di backup e restore, riallineando manualmente i dati da MGR2 a MGR1. Ok, andiamolo a fare. Tutto questo è un po' macchinoso, vedremo però come diventerà tutto più semplice con la loop replication. Allora, prima di tutto abbiamo detto fermiamo il failover. Io preferisco utilizzare il kill piuttosto che la sua funzionalità perché è più controllabile. Ci avrebbe anche una sua opzione di stop, ma è più controllabile in questo modo. Andiamo a pulirgli anche la sua tabella di sistema che si crea sul master. Allora, riavviamo, quindi in questo momento sta ancora funzionando tutto sul 2, abbiamo solamente disabilitato il processo del failover. Riattiviamo quindi MGR1. Andiamo a pulire anche lì la vecchia tabella che prima era stata creata dal MySQL failover, che al momento del crash sicuramente è rimasta. SQL log bin uguale 0 perché non voglio che venga scritto nel binary log questo comando, perché sennò non potrei più generare una error transaction. Dopodiché proviamo a riallineare tutte le transazioni nuove che sono state scritte sul nodo 2 anche sul nodo 1 utilizzando la replica. Quindi adesso trovo una shell libera qua, quindi dal master MGR1 2 allo slave MGR1, quindi inizialmente lo riconfiguriamo come slave MGR1. Ok,
e adesso il traffico ancora non l'abbiamo toccato, continua ad andare sempre su MGR2. A questo punto dobbiamo mettere in ridolli l'attuale master, cioè MGR2, in modo che lo facciamo diventare slave. Quindi a questo punto iniziamo un piccolo disservizio per creare, appunto, per eseguire la nostra procedura di riconfigurazione. Quindi mettiamo in ridolli l'attuale master e subito dopo, velocemente, facciamo lo switch over in modo da invertire i ruoli di replica, per cui il master attuale MGR2 e il nuovo master sarà MGR1, vedete? Quindi switch over con l'opzione demote master. Ok, è andato a buon fine, non ha dato errori e quindi non è necessario eseguire il riallineamento manuale dei dati. A questo punto io potrei togliere i ridolli dal MGR1, quindi sempre rapidamente, adesso tutti questi comandi siamo in disservizio, quindi andranno eseguiti rapidamente. Ok, allora a questo punto possiamo riavviare il router di modo che lui ricomincia a puntare sul primo. Infatti, se io faccio MySQL, select host name, sono tornato sul primo. La mia applicazione ugualmente continua a lavorare e possiamo anche scrivere e tutto continua a funzionare. Quindi questi passaggi sono pochi comandi, però può essere un po' macchinoso tutto questo processo. Allora vediamo con la group replication come tutto ciò si può semplificare. Scusa, una domanda. Per evitare il disservizio breve dovuto a ridolli sul master per fare la replica, uno avrebbe potuto lasciare il master sulla 2 riconfigurando il router? No, io ho messo i ridolli poco prima di riconfigurare quel nodo come slave. Ok, ma per evitare questo disservizio uno potrebbe lasciare MGR1 come slave? Potrei già cambiare prima il puntamento e quindi sì, potrei anche fare così. Poi, cioè, se io mi preparo i comandi e uno script, cioè li eseguo tutti di fila, non cambia molto. Sì. Ok. Va bene, allora vediamo la prossima slide. Togliamo questa finestra. Una domanda? Sì. Ovviamente non sono perso, abbiamo riavviato il gruppo, quindi sì. A un certo punto. Sì, per resettare, diciamo, il fatto che MGR1 prima non aveva funzionato e quindi iniziava a scriversi due. Durante lo shutdown del router, le transazioni attive, com'è che le gestisce? Le butta giù direttamente? Perché ti spiego, ci sono transazioni lunghe che magari erano in corso. Sì. Perché ti spiego, io ho una group replication da andare agli sviluppatori, io ho due dubbi. Uno, il comportamento del router in fase di shutdown. E se funzionasse ad esempio come un Mongos, butta giù tutto e lo sviluppatore si arrabbia e l'applicativo non funzionerebbe. Ma comunque potrebbero degli errori, perché gli fa un risultato. Allora, comunque con la group replication non serve nessun riavvio, comunque con InnoDB cluster non serve il riavvio. Ma se mi va giù il router, in questo caso non si incorpora il portafoglio. Allora, sì, però l'architettura è sempre ridondata, nel senso che c'è un router su ogni application server. Ok. Quella quindi è la seconda domanda. Posso anche fare una alla volta. Quindi si può failoverare l'auto applicativo? Cioè,
internet è il nodo preferito, al massimo farlo andare in giro da un'altra parte se non ci giù. Sì, nel senso che io posso avere più router e poi avviarli. Adesso questa configurazione qua con le repliche standard è meno, ha alcuni punti deboli, diciamo, che sicuramente la group replication non ha, ecco, quindi non c'è bisogno di fare riavvi e tutto è molto puntuale. Appena si riconfigura, anche con i nodi di cluster lo vedremo, appena c'è una riconfigurazione del cluster e quindi il primario passa da un nodo a un altro, automaticamente... Però su un'attività che l'applicativo, lui sono nascoste, all'applicativo esatto. Interessa che il router risponda sempre. Esatto. Perché l'altra domanda sarebbe, mettendolo sull'application server, e noi abbiamo visto che mettendo della roba sull'application server, gli sviluppatori e gli applicativi se ne sbattono di questi beni. Cioè, quando va giù il server nessuno ci pensa. Di conseguenza, non è un po' rischioso metterlo sull'application server? E invece se io devo metterlo in una DMZ. Allora, intanto una cosa, comunque andrebbe gestito un retry nell'applicazione, perché se l'applicazione trova indisponibile in quel momento può riprovare, e quindi anche questo tipo di gestione migliorerebbe la disponibilità del nostro servizio. Dopodiché la topologia di quella che ho fatto vedere con un router per ogni application server è una possibilità, è quella forse consigliata, però se uno ha appunto ragioni di questo tipo per preferire altre architetture con magari dei router messi su macchine dedicate, si può anche fare. Insomma, il fatto che in questo modo, mettendo un router per ogni application server, non c'è, l'application server al puntamento ha uno e un solo router. Se invece io metto due router su un'altra macchina, su altre due macchine virtuali, dovrò poi gestire lato applicativo questa cosa. Ok? Ma una domanda, l'ultima domanda. Se io avessi lasciato l'M2 come master, cambiato solo l'ordine del router, il riavvio del router chiuderebbe le sessioni verso... Beh, le sessioni che erano aperte sì, e infatti le sessioni sì. Perso comunque, hanno perso. Poi bisogna vedere come viene fatta la gestione, se magari viene aperta una sessione, lasciata aperta, e all'interno di quella sessione fatte poi tutte le query. In ogni caso ci vuole comunque un retry che riapre la sessione, eventualmente se alcune query erano state interrotte vengono eseguite, eccetera. Siccome nota, la group replication, no, se volete, manca di una cosa, okay? Chi è esperto di Oracle Rack, ok? Perché mi sembra di sentire le cose che vengono fuori quando uno ha Oracle Rack. Noi con Oracle Rack ho la persistenza delle sessioni con shared memory tra nodi diversi, che se cade la connessione verso un nodo hanno una shared memory per cui ricomincia di là. Momento. Oracle Rack ha un'architettura, un'impostazione, eccetera, ben in effetti anche un costo ben diverso rispetto a quello che è MySQL. Qui i nodi sono singoli, se perdi le sessioni verso un nodo, si chiudono le sessioni, le devi riaprire. Okay? Non c'è una condivisione a livello di memoria. Però, cioè, per chiudere, ovviamente è interessante, che mi è capitato un caso simile su Oracle, ma non verso quelle architetture, no? Cioè, qualcosa che potrei equiparare a MySQL. Se ho lanciato fondamentalmente una query, cade il router, quello era una query di update, ma se io cado come router, il database, se non ho un processo che killa perché sta nascosto sul router, dovrebbe farla, al massimo, cioè quella continua ad andare avanti per i fatti suoi, ma le posso fregare del fatto che è caduto il router. Allora, è la stessa situazione che hai quando con un client ti colleghi al server, ok? Il client fa la richiesta e mentre ha fatto la richiesta cade la connessione. Se il server continua a sentire la connessione aperta, ok, ma se il server sente che è caduto il suo pari, ok, lui dice
va a Bortetta e ti fa rollback. Perché mi sono trovato nella situazione, quindi però di select, quindi sulla demo non posso dire, dove noi quando non avevano installato l'agent per monitorare dall'altra parte selettivo, la query era la macchina da un'ora. Una query di campo, di piano esecuzione sbagliato, mi sembra la query a volte succede quando ci sono delle connessioni TCP che vengono tagliate dai firewall. Sì, ecco, questa è una condizione di vero. Era caduto l'application server in quel caso, l'avevamo riavviato noi. Però sugli update invece mi dice che comunque verifica. Allora, se il server è cosciente che è stata droppata, è un conto. Se il firewall di mezzo improvvisamente interrompe le connessioni, per cui semplicemente sta eseguendo, o entra in funzione il meccanismo in timeout, oppure la query la va avanti finché alla fine deve restituire il risultato e poi dice non ho più nessuno più dato. Cioè dipende per rispondere sul discorso. Come è caduta? Dipende da come gestisce la transazione, se la transazione gestisce il database o l'application server, perché se la gestisce l'application server il database non committa niente finché non c'è il commit dell'application server. Se invece la gestisce in autonomia dipende come è eseguita la transazione. Prego. Ok, quindi finalmente iniziamo a parlare di group replication. Quindi vediamo come trasformare l'architettura esistente che abbiamo configurato poco fa in quest'altra qua rappresentata. Quindi l'application server rimane lo stesso con il router. Lo strato database viene modificato in questo modo, quindi invece che avere un master e due slave, di cui uno dei due slave anche candidabile a diventare master a sua volta, caso di forte del primo, abbiamo un cluster di tre nodi in group replication. Quindi qui non c'è il concetto di master e di slave, c'è eventualmente il concetto di primary, oppure potrebbe anche essere una configurazione multi-primary, quindi il primary è il nodo che può accettare anche le scritture, quindi potremmo avere un single primary oppure un multi-primary. Allora io in questo caso utilizzerò un multi-primary, però avrò la configurazione del MySQL router, che è la stessa che ho usato prima, che sarà una configurazione in failover, quindi mi manda tutto sul primo nodo che risponde fondamentalmente. Quindi in realtà andrò a utilizzare MGR1 fin tanto che risponde. Questa, poi ovviamente sul router io ho configurato una sola porta in failover. Volendo potrei configurare un'altra porta che ha una logica differente e quindi applicativamente utilizzare due pool o due data source, uno per le scritture e uno per le letture che eventualmente possono essere bilanciate sui tre nodi. Questo lo potevo fare anche prima con la replica normale. In caso di fault che succede, quindi fault di MGR1, io non devo fare niente, la group replication automaticamente sente che MGR1 non c'è più e continua a lavorare con i restanti due nodi. Il router si accorge che MGR1 non risponde più e quindi va a puntare su MGR2. Ci sono alcuni requisiti per poter implementare la group replication, requisiti barra limitazioni, quindi è richiesto lo storage engine in ODB di tutte le tabelle, sono richieste le primary key esplicite nelle tabelle, è supportato l'IPv4 sulla rete che connette i nodi tra loro, non l'IPv6, e vabbè, la performance della rete deve, insomma, è raccomandato che sia buona perché la group replication è una replica virtualmente sincrona. Bene, quindi finiamo velocemente questi requisiti, quindi il binary log deve essere in formato row-based e non deve avere il checksum che non è supportato. Tra l'altro il formato row è il nuovo default con la 5.7 del binary log.
non è adatto la group replication a very large transactions, quindi eventualmente si dovranno spezzare se si fanno delle transazioni che impattano su numeri esagerati di record. Dovrebbe essere 5 secondi il tempo che è impiegato per trasmettere dal primary agli altri nodi. Come? Transazioni non troppo durature per non creare un delay tra i nodi. Esatto, esatto, è quello il problema. Dopodiché abbiamo alcuni requisiti aggiuntivi che si hanno solo con le configurazioni multi-primary e quindi non c'è il supporto dei gap locks tra i vari nodi, i table locks anche lì sono limitati al singolo nodo, la concorrenza delle DDL e DML non è supportata, mentre la concorrenza delle DML ovviamente è supportata perché è lì che c'è la risoluzione dei conflitti, ma non tra DDL e DML per il momento, poi vedremo in futuro. Le foreign key con il cascading dei constraint non sono supportati, e poi quello che dicevo prima, no? Quando c'è una un abort al commit perché è stato individuato un conflitto, l'applicativo deve gestire appunto questo abort e fare un retry. Quindi ovviamente se però il nostro traffico genera un elevato numero di queste situazioni di conflitto che vengono sì risolte però effettuando un abort, l'applicazione poi diventa poco performante, insomma, e quindi c'è anche da tenere un occhio a questa cosa qua. Per cui questi sono requisiti aggiuntivi che si hanno solo con una configurazione multi-primary. Con la single primary non si pone il problema. Allora, la configurazione operativamente come si fa? Blocco di parametri da inserire, da aggiungere nel MyCNF, quindi questi sono aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo inserito prima per la replica normale. Quindi togliamo il checksum dal binlog perché non è supportato, il write set extraction. Questo dei disabled storage engines non è obbligatorio, però comunque sappiamo, ricordiamoci che un requisito è proprio avere tutte le tabelle su cui lavoriamo, tutte su InnoDB. E poi abbiamo dei parametri, questi che iniziano per group replication. Poi volendo si può mettere davanti il lose trattino, che significa che se il plugin della group replication non è stato caricato, all'avvio questi parametri vengono ignorati e non generano errore. Quindi assegniamo un nome al gruppo, che è lo stesso formato del UID del server, quindi ce lo possiamo anche inventare. Poi possiamo decidere se avviare automaticamente la group replication al boot oppure no. Dobbiamo definire un indirizzo locale e una porta proprio per il protocollo di comunicazione della group replication, e quindi è qui che eventualmente, se vogliamo definire una rete dedicata per appunto la communication tra i nodi, possiamo definire qua l'host specifico e la porta, quindi qui avremo una porta che non è la 3306 solita su cui si lavora in SQL, ma è una porta dedicata proprio per il protocollo della group replication. E poi qua gli dobbiamo dare una lista di host, due punti porta, degli altri nodi della group replication che potranno servire come seme per fare la join nel cluster della group replication. Per cui il nostro nodo, nel momento in cui noi lo faremo entrare in cluster, andrà a contattare uno di questi indirizzi host 2.porta, sp-
sperando che uno di questi sia dentro il cluster, e da lì si scaricherà la configurazione, la lista dei nodi del cluster, e quindi farà la join nel cluster. Per cui io qua configurerò tutti i tre nodi che attualmente so che di voler configurare nel mio cluster di gruppo application. E poi, vabbè, questo parametro che lo useremo tra poco, e quindi vi spiegherò tra poco che cosa serve, è il single primary che io in questo momento metterò come off. Quindi lavorerò in multi-primary, perché voglio gestire tramite il router su quale nodo voglio andare a scrivere. Comunque il router invierà il traffico solamente su un nodo, quindi abbiamo un cluster configurato in multi-primary, ma io in realtà userò un solo nodo per scrivere. Sì, si possono infatti fare tutte a caldo, tranne questa dei Disable Storage Engines, che questa richiede il riavvio, però non è neanche obbligatorio questa qua. Quindi tipicamente io posso, se voglio, li inserisco nel file di configurazione oppure no, e comunque posso fare dei set global e metterli a caldo. Ovviamente se metto nel file di configurazione a restart ce li ho già. Quindi seconda cosa da fare, dopo aver editato il file di configurazione, dovrò fare una configurazione sui nodi, cioè due configurazioni. Una è installare il plugin della group replication, cioè attivarlo. È lì, dentro l'RPM di MySQL c'è questo plugin, però è dormiente, non è attivato, quindi gli dobbiamo dare l'install plugin. E poi dobbiamo configurargli il canale per la recovery. È un canale di replica dedicato che la group replication utilizza per effettuare la recovery, ovvero ogni qualvolta un nodo era fuori dal cluster, rientra nel cluster, utilizza questo canale di replica per riallinearsi automaticamente. E quindi gli creiamo un utente a cui assegniamo le grant di replication slave, e poi facciamo proprio il change master to specifico per questo canale group underscore replication underscore recovery. Fatto questo, su tutti i nodi possiamo attivare la group replication. Quindi sul primo nodo del cluster noi lo attiveremo abilitando il parametro group replication bootstrap group uguale a on. Se noi non abilitiamo questo parametro, noi non possiamo startare il primo nodo del cluster, il nodo che effettua il bootstrap del cluster di group replication. Quindi, messo questo parametro, facciamo start group replication, quindi lui sa che può fare il bootstrap, e quindi anche se non trova altri nodi del cluster attivi, lui sa che può fare il bootstrap e quindi lo fa. Dopodiché possiamo rimettere off questo parametro, perché per sicurezza, diciamo. Sugli altri nodi, gli altri due, basta fare start group replication e questi fanno la join all'interno del cluster già esistente. Quindi faranno prima di tutto la recovery, si riallineeranno e poi saranno online a tutti gli effetti. Ok, e dopodiché la configurazione del router praticamente è uguale, la lasceremo invariata. Abbiamo solamente aggiunto MGR3 perché volendo anche quel nodo comunque può lavorare. Ok, andiamolo a provare. Allora, andiamo a inserire il blocco di parametri su tutti e tre, su tutte e tre le istanze. Ok, quindi io qua ho messo questo nome AAA, potrei inventarlo, il nome del cluster,
e poi qua ho definito come 1.3.3.0.6 la porta da dedicare alla comunicazione della group replication, il protocollo della group replication. Qui come replication group seeds metto l'elenco dei tre nodi e i parametri che abbiamo messo prima li lasciamo? I parametri sì sì, quelli sì, li lasciamo. Cosa ho fatto? Ho scritto due volte. Ok. Ancora. Allora facciamo così. Ok. Io per il momento li ho solo inseriti, non li ho ancora presi perché non ho ancora fatto il riavvio. A questo punto, ovviamente, io parto da una situazione in cui ho già attive le repliche che ho configurato prima. Quindi a questo punto le posso disabilitare. E quindi in questo momento il mio traffico andrà sul primo nodo, perché per come ho configurato il traffico va su MGR1 e iniziamo a sconfigurare le repliche. Comunque per il momento non stiamo ancora dando di servizio, questo volevo dire. Quindi chiudiamo il failover sul master attuale, andiamo a eliminare la tabella che si è creato in MySQL failover, mentre sugli altri due andiamo a sconfigurare la replica. Quindi i dati li lasciamo perché sono già allineati fino a questo momento, però sconfiguriamo la replica. Quindi a questo punto il 2 e il 3 da questo momento in avanti non si allineano più, è solamente l'1 che si sta prendendo tutte le nuove modifiche. Ok, a questo punto riprendiamo su tutti e tre i nodi la configurazione del canale di recovery, application recovery. Quindi iniziamo dall'1 e restore del plugin. Qui c'era già. Andiamo a fare pulizia di alcuni degli utenti che avevo creato prima, perché tanto adesso mi verranno ricreati, cioè anzi li creo io in modo differente. Ne creo uno unico anziché tre distinti, perché poi vedremo che anche la MySQL Shell li crea in questo modo, quindi anch'io li faccio uguale. E definiamo il canale di group replication recovery. Ok, stessa cosa, adesso riprendo in blocco e li eseguiamo anche sugli altri. Ok, sì, qua mi va sempre in errore l'install plugin perché evidentemente già è caricato nel mio caso. Ok, allora a questo punto riavviamo. Quindi diamo
diamo un piccolo disservizio in modo da far prendere i parametri, però come dicevamo prima si potrebbe anche non fare il riavvio. Metterli a caldo, tranne quello del per disabilitare gli storage engine che non servono. A questo punto noi utilizzeremo per fare il bootstrap del cluster di group replication il nodo 1, perché è quello che ha le ultime transazioni, che sugli altri non ci sono. Poi gli altri si allineeranno dal primo. Quindi, se vi ricordate, no, MySQL, dobbiamo abilitargli il group replication bootstrap group e a questo punto possiamo fare lo start. Dopodiché possiamo rimetterlo off. Come facciamo a vedere se il nodo è attivo? Eccolo qua, c'è una tabella all'interno del performance schema che ci permette di vedere lo stato dei membri del gruppo. Quindi in questo caso c'è solo una sola riga perché c'è un solo nodo che è entrato nel cluster. Sugli altri due nodi basterà fare start group replication e loro già sanno a chi si devono connettere per entrare nel cluster, perché li avevo messo nel parametro dei seeds. Io vado subito a vedere, ecco, c'è stata una fase di recovery molto veloce che non abbiamo fatto in tempo a vedere e adesso sono online. Ok, in ogni caso, comunque, a parte quel breve riavvio sul nodo 1, se anche il traffico continua a essere attivo non c'è problema. Va bene, manca solo la configurazione del router, che andava già bene prima, ma possiamo aggiungere anche il terzo nodo, tanto comunque sono tutti primary, quindi si può scrivere su tutti, però in questo caso il router forzerà a scrivere solamente su uno, perché l'algoritmo è quello di failover. Ok, andiamo a vedere la nostra applicazione. Andiamo in edit. Io non ho neanche riavviato il router, in effetti me ne sono dimenticato, perché sennò non si prende i parametri. Restart MySQL router. Allora, a questo punto qua possiamo mettere, possiamo generare una scrittura. Facciamo una successiva lettura e tutto continua a funzionare. Ok, non abbiamo bisogno di nessun processo che stia a monitorare le istanze in replica. Prima avevamo usato il MySQL failover. Group Replication fa tutto da solo, non c'è bisogno di nulla. E si autoriconfigura, come vedremo tra poco, quando un nodo esce dal cluster o quando un nodo rientra. Perché ovviamente quello che adesso vogliamo provare a fare è simulare il down del nodo 1, che è quello dove attualmente il router sta inviando tutto il traffico. Scusa, questo è rapidissimo. Succede qualcosa se uno esegue una scrittura direttamente su un nodo senza passare la router? Cioè mi collego, faccio una insert su un nodo. Sì, si può fare. Si fa. Quindi volendo potrei anche collegare un'applicazione se per qualche ragione non voglio che passi la router, facendola commutare fisicamente a un nodo preciso. Sì. Rinunciando a balance. Sì, rinunciando anche al fatto che se quel nodo specifico cade, certo, il failover. Poi ovviamente c'è un discorso di single primary o multi primary, quindi in questo caso è una multi primary,
quindi si può fare, però se si generano dei conflitti, quindi se io ammetto la possibilità che diversi client si connettano a diversi nodi e contemporaneamente facciano delle scritture, c'è, ci sono da verificare tutti quei requisiti ulteriori che abbiamo visto nella slide di prima. Ok, allora simuliamo il fault di MGR1. Facciamo un refresh qui. Edit. Andiamo così. Quindi continua a, a funzionare sia lettura che scrittura. Ovviamente la stessa cosa si verifica anche da un client. Se io con un client mi connetto al router, perché qui c'ho il login path, ve lo faccio vedere. Il mio login path di default va su 127.0.1.6.4.4.6, va sul router. Quindi con SQL select host name, adesso sono sul 2. Ok. Benissimo. A questo punto però, come vi avevo anticipato prima, la recovery di un nodo è molto più semplice perché ce la fa automaticamente la group replication. Quindi se io vado sul nodo 1 e lo riavvio, allora io ho messo, non ho messo che la group replication si deve attivare al boot, quindi devo ancora fargli lo start della group replication a mano, volendo potrei farlo anche in automatico. Ah, possiamo vedere da un altro nodo, adesso dal 2 ad esempio, il comando di prima, questo, se io lo eseguo adesso sul nodo 2, abbiamo solamente due nodi connessi dentro la group replication, dentro il gruppo. Adesso io faccio start group replication. E ci metterà. No, qua. Ho fatto troppo lento, quindi ha già finito la fase di recovery. Quindi quelle transazioni che noi avevamo generato prima, quando l'uno era down, si sono già automaticamente allineate, dopodiché lo stato è diventato online e quindi MGR1 fa pienamente parte del cluster. Il router rimane sempre sul 2, fin tanto che il 2 non è disponibile allora va sul 3, oppure se io lo riavvio riprende dall'1. Se spengo il 2 e il 3 quindi non va, anche in questo caso non va in automatico. No, no, poi in ogni caso la group replication garantisce la continuità del servizio e quindi che il cluster sia funzionante su tre nodi, garantisce se c'è il down di un solo nodo, se no su 5 può esserci anche il down di 2. Poi magari alcune volte funziona lo stesso, però. Se volessi aggiungere una quarta istanza, però un puro slave, in questa configurazione si può fare? Si può fare, si può fare. Quando io scrivo nell'applicazione, no? Diciamo nel sito, sì. C'è un database sul quale viene scritto per primo, cioè viene trasmesso per prima la replica? Sì, ed è il primary, cioè un'istanza che è primary per quella transazione ed è effettivamente definita dal router, perché il router, abbiamo detto che nella nostra configurazione
manda tutto il traffico o sul primo se è disponibile, se no poi sul secondo, eccetera. Volendo, come dicevo prima, è possibile creare anche delle ulteriori porte sul router che hanno algoritmi diversi, ma per le letture che mandano in round robin su tutti i nodi, ad esempio. Ok? Va bene. A questo punto, questa è la configurazione manuale della group replication. Vogliamo introdurre una cosa, una funzionalità aggiuntiva, che è quella dell'InnoDB cluster, che da una parte ci automatizza queste configurazioni, quindi le rende più comode, e dall'altra aggiunge anche un'ulteriore configurazione che permette di utilizzare maggiore intelligenza sul router. Cioè, con InnoDB cluster il router si collega al cluster di group replication ed è allineato su chi è il nodo primary e sullo stato, e quali sono i nodi, qual è il primary e quali sono i nodi nel cluster. Se è un multi-primary, vabbè, saranno tutti primary, quindi quanti nodi ci sono. Se è un single primary, saprà chi è. E quindi questo ci permette di avere una configurazione anche sul router un pochino più furba, diciamo così. Quindi si utilizza con InnoDB cluster, si utilizza MySQL shell per fare tutte le configurazioni e la gestione del cluster. Questo esempio serve per convertire un cluster di group replication a InnoDB cluster. Quindi MySQL SH, do il puntamento a un nodo che dovrà essere primary del mio cluster di group replication esistente, e all'interno di questa shell io potrò digitare questa sintassi, che utilizza una sintassi JavaScript. Quindi var cluster uguale dba, che è la classe che contiene tutte le nostre funzioni del cluster, e la funzione che andremo, il metodo che andremo a utilizzare è il create cluster. Quindi gli assegneremo un nome a nostro piacere e poi gli daremo questo parametro adopt from gr to. In questo modo lui convertirà la group replication esistente in InnoDB cluster. Secondo step è riconfigurare il router. Con InnoDB cluster il router, come dicevo poco fa, è più intelligente e ha questo parametro bootstrap che automaticamente si autoconfigura. Quindi basta passargli un'utenza per connettersi a un nodo del cluster della group replication, e quindi lui da lì prenderà tutte le informazioni che gli servono per autoconfigurarsi con tutte le porte. Quindi ci sarà una porta che punterà sempre al primary, ci sarà un'altra porta che bilancerà in round robin sui secondari. Qua gli passo anche l'utente di sistema operativo con cui gira il processo MySQL router, e poi gli do un force. Questo è l'esempio che vi farò vedere. Altra possibilità invece è passare da una replica standard, senza fare tutte quelle configurazioni che vi ho fatto vedere prima, manuali, della group replication, direttamente a InnoDB cluster. In questo caso è molto semplice, perché si esegue tutti questi comandi, sono sempre JavaScript che si eseguono nella shell MySQL shell. dba.configure local instance, quindi con questo comando automaticamente il MySQL shell ci fa la configurazione di tutti i parametri necessari nel MyCNF, quindi non dobbiamo più metterli a mano, ce lo fa lui. Quindi basta eseguire questo su tutte e tre le nostre istanze. Dopodiché si fa il create cluster come quello che
che c'è sopra, però non serve più la dot from gr, quindi creiamo un nuovo cluster, e quindi creerà un cluster con una istanza che è quella sul nodo al quale noi siamo connessi con la MySQL shell, quindi quello definito qua. Dopodiché andremo ad aggiungere altre due istanze, sempre dalla stessa shell, cluster.addinstance, e gli diamo i puntamenti. A posto. Quindi non dobbiamo fare nient'altro, il cluster già è funzionante. MySQL router meno bootstrap è identico a quello che abbiamo visto sopra. A posto. Quindi questo è quello che bisogna fare, che è sufficiente fare, diciamo, a questo punto, con i minimi cluster. Quindi io ho già la mia loop replication, apro la mia shell puntando al nodo MGR1 e converto il cluster in il cluster di group replication in InnoDB cluster. Quindi creo questo cluster demo cluster importando le configurazioni della group replication esistente. Ok, io qua ho definito la variabile cluster, che quindi ci serve per poter eseguire alcuni metodi sopra, tipo ad esempio il metodo status, che ci dà lo status del cluster. Eccolo qua. Quindi cluster name, lo stato è ok, è online e può tollerare fino a un failure, quindi un nodo può cadere e il cluster continua a erogare il servizio. Quindi in questo caso la configurazione preesistente era una multiprimary e infatti anche qua abbiamo read write su tutti e tre i nodi. Ok, sul router a questo punto basta fare il bootstrap. A questo punto facciamo un passo indietro e riconfiguriamolo da zero, come se non avessimo avuto la group replication già fatta. Quindi per riconfigurarlo dobbiamo intanto distruggerlo, un po' troppo. Come? No, perché già, ok, sintassi JavaScript non vuole il punto e virgola. Ok, adesso facciamo un po' di pulizia, quindi possiamo anche utilizzare la sintassi SQL senza dover aprire il client MySQL standard. Basta fare backslash SQL e andiamo in SQL. Siamo sempre connessi a MGR1. Facciamo un po' di pulizia adesso qua. Pulisco i canali di replica. Vabbè, voi ovviamente non dovete farlo perché cioè, non dovete tornare indietro, però facciamo un po' di pulizia di tutto quello che ci siamo lasciati. Togliamo gli utenti, un po' di utenti. Fidatevi, questo è uno scriptino che ho preparato per eliminare tutti i vari utenti che si era creato automaticamente in ODB cluster, e andiamo a fare la stessa pulizia anche dall'altra parte. Due.
Ok. Ok. A questo punto possiamo anche andare ad eliminare tutti i parametri che avevamo aggiunto. Lasciamo solo quelli della replica tradizionale. Ok. A questo punto riavvio. Ok, quindi adesso abbiamo i tre nodi allineati, le repliche non sono più configurate, però abbiamo il binary log. Quindi questa può essere la configurazione che avevamo prima, una volta che sono state sconfigurate le repliche. Una volta che abbiamo sconfigurato le repliche, passiamo alla configurazione dell'Inonymy cluster. Quindi il primo comando era quello che automaticamente ci faceva questo qua, configure local instance, che automaticamente ci fa lui la configurazione del MyCNF, verifica se ci sono tutti i prerequisiti necessari. Andiamo a controllare. E quindi possiamo vedere che ha aggiunto solamente questi ultimi tre, se no, anzi non neanche. In realtà ha lasciato tutti quelli che io giustamente avevo già messo prima per la mia replica tradizionale, dicendovi che alcuni sono obbligatori per la replica tradizionale, altri no, però comunque sono abbastanza usati. Quindi forse l'unico che è stato aggiunto è il bin log checksum, che prima non c'era. Ok. A questo punto facciamogli un restart ulteriore, così si prende anche il bin log checksum. E rifacciamo la configurazione del InnoDB cluster. Quindi mi connetto al nodo 1 con la MySQL shell. Create cluster, in questo caso non faccio più adopt from gr, quindi abbiamo a questo punto cluster con un solo nodo, ci dice che non abbiamo tolleranza, warning che abbiamo un solo nodo. Aggiungiamo, facciamo l'add instance, quindi aggiungiamo le altre due istanze. Adesso il punto critico è che i GTID siano vediamo che i nodi 2 e 3 non abbiano dei GTID che, ecco, ha funzionato, che il nodo 1 non ha. Quindi GTID, il 2 e il 3 possono avere alcune transazioni in meno che l'1 ha già, perché comunque durante la fase di recovery queste vengono replicate. Però se hanno delle transazioni in più che sono state scritte sul 2 o sul 3 che non sono presenti sull'1, non riesce giustamente a fare la join, cioè l'add instance. Ok, e siamo nella stessa condizione di prima, abbiamo ricreato da zero il nostro cluster. In questo caso, come avete notato, lui non ha aggiunto tutti quei parametri in configurazione che noi avevamo usato manualmente prima, perché la MySQL shell li aggiunge a caldo ogni qualvolta io faccio lo start del cluster oppure l'add instance, vengono aggiunti a caldo. Però volendo si potrebbe anche rieseguire il configure local instance successivamente e in questo modo possono essere inseriti
nel MyCNF staticamente. È una scelta, si può fare uno, si può propendere per una scelta piuttosto che per l'altra. Allora, mancava solamente una cosa al nostro nodo di cluster, ovvero il router. Quindi, il router abbiamo detto che si autoconfigura. Stoppiamo il router, diamogli il comando per autoconfigurarsi, quindi lui si connette al nodo dell'InnoDB cluster e da lì prende l'elenco completo di tutti i nodi e si autoconfigura di conseguenza. Riavviamo. Ok. Quindi facciamo un check con la nostra applicazione. A questo punto il test di HA è abbastanza simile a prima, l'unica differenza è che non si farà per fare la recovery del nodo quando lo si ritira su, anziché fare start group replication, si utilizza un metodo rejoin instance della MySQL shell, punto help. Eccolo qua, rejoin instance, quindi cluster.rejoin instance, dove il cluster è la mia variabile. Ok. Questo era più o meno la configurazione del MySQL InnoDB cluster. C'è qualche domanda? Io nel frattempo... Rispetto alla group replication, ha gli stessi limiti? Limiti in che... Quelli che abbiamo visto prima. Ah sì, in InnoDB cluster sì, è uguale perché utilizza la group replication. È solamente l'insieme di group replication, MySQL shell e MySQL router che utilizza... appunto questa intelligenza, questa logica aggiuntiva che gli permette di sentire chi sono i nodi attivi e fare la discovery automatica. E vi porto all'attenzione di nuovo questa configurazione, perché come vedete quando lui ha fatto la discovery ha creato una cosa completamente diversa rispetto a quella che avevo configurato io prima. Ha configurato queste sezioni con metadata cache demo cluster e poi la sezione di routing che fa riferimento nelle destinations, non a un elenco statico di host MGR1, MGR2, MGR3, ma fa riferimento a questa metadata cache. Quindi questo è un qualcosa di dinamico che il router va a chiedere direttamente alla group replication fondamentalmente. Quindi è un qualcosa in più che abbiamo utilizzato nel nostro router. Ok, poi qua ci sono ulteriori porte di routing, cioè questa che va sui secondari per le letture, la 6447, poi ci sono altre porte per il document store, quindi il protocollo NoSQL document store. Per andare sulla lettura dobbiamo noi applicativamente cambiare la porta di destinazione? Sì, esatto. Lui non può fare ad esempio le letture su un... Non fa il read-write splitting automaticamente MySQL router, che è una cosa che ha pro e contro, perché a volte può essere anche un po' delicato prendere delle decisioni su transazioni lunghe, che magari fanno tutte letture, a un certo punto fanno una scrittura. Comunque ci sono altri software che fanno routing che funzionano anche con la group replication e che fanno anche read write splitting.
nell'open source, non di Oracle. Ad esempio? È tipo il proxy SQL. Però appunto è molto meglio applicativamente gestire questa cosa, di modo che magari anche le letture che hanno bisogno di avere l'aggiornamento istantaneo alle scritture vengono mandate sul pool delle scritture, le altre letture che invece possono avere, permettersi un certo ritardo, possono andare sul pool che viene bilanciato su tutti i nodi secondari. Ok, allora io qui stavo provando a startare, vediamo se è già partito. L'Enterprise Monitor è un po' in sofferenza. Vediamo se ce la facciamo. Ok, refresciamo. Sì, queste credo che si possano eliminare perché sono le istanze che avevo prima, che adesso sono state distrutte. E possiamo andare a selezionare la topologia Replication 2. Questa è il nuovo Enterprise Monitor, non so se chi di voi utilizza l'Enterprise Monitor. Le versioni precedenti qua con la 4.0.0 è cambiata un po' la grafica e qui abbiamo la nostra topologia e quindi il nostro cluster di group application viene automaticamente discoverato. Poi qui c'è un'ulteriore istanza che è un ulteriore slave, qualcuno mi aveva chiesto se è possibile creare uno slave in replica dal cluster, io questo l'avevo creato prima di oggi e quindi me lo ritrovo qua. Ovviamente adesso è spento e quindi lo vediamo in rosso. Però è possibile creare una replica standard da un master costituito da un cluster di group application. Poi ovviamente qui abbiamo questa bellissima visualizzazione grafica e poi abbiamo anche informazioni un pochino più dettagliate. Eccolo qua, e per cui vediamo lo stato di tutti i membri della group application che sono tutti e tre online. Possiamo escludere gli altri che non ci interessano, vediamo solo il nostro cluster. Ok, qui con la group application automaticamente c'è una modalità super read-only che viene impostata proprio nativamente dalla group application sui non primary, sui secondari. Ok, poi insomma qua abbiamo tutte le varie informazioni relative al cluster. Come dicevo prima, comunque tra i requisiti ci deve essere una buona performance del network, quindi bassa latenza, perché c'è la fase di notification della replica che è sincrona, quindi avere una rete cattiva ci rallenta e potrebbe addirittura buttare fuori dal cluster alcuni nodi, perché se il cluster vede che alcuni nodi non rispondono, poi vengono buttati fuori. Quindi si possono fare delle configurazioni per cercare di farla funzionare, però cioè, dipende da quanto poi questi due siti sono ben collegati. Insomma. Si può fare comunque un'architettura con due cluster di group replication, ognuno su un sito, in replica tra loro.
quindi potrebbe essere una replica master-slave in cui il master è un group replication e lo slave è una group replication. No, non al momento. Vabbè, la shell comunque da poco che è uscita, magari. Non so Marco se hai roadmap qualche. Se la replica tradizionale si potrà gestire tramite MySQL shell in futuro. Allora, ammetto che non ho guardato questa cosa sulla roadmap, però sulla roadmap abbiamo la MySQL shell che potrà gestire architetture. La risposta è sì, nel senso che la MySQL shell sarà uno strumento di DevOps che permetterà di fare lato sviluppatori la parte di open store, lato amministratori la parte di gestione di quello che sono i gruppi di cluster, gli individui cluster. Abbiamo già in roadmap, non dico niente, sono delle slide che abbiamo pubblicato, la possibilità di creare repliche a partire da quelli che sono i cluster in ODB. Quindi è molto probabile che l'avremo. Dirti che l'avremo a breve, subito, è un altro paio di maniche. Okay? Quindi dire che è in roadmap vuol dire non so quando arriverà. Però l'idea di avere un orchestratore che gestisce questi ambienti in questo senso, questo ce lo dico. Quindi fino a questo momento, se volessi fare appunto un'operazione di gestire un LPM di nostra recovery con una replica di un gruppo di gruppo replication, è manuale in questo momento. È manuale con la 5.7. Ci sono alcune cose legate alla 5.7, di come funziona la replica con 5.7, eccetera, eccetera, a cui fare attenzione. Non è che non si può fare, semplicemente manualmente ci sono dei settaggi da fare. In prospettiva queste cose qua diventeranno sempre più semplici, sempre più automatizzate. Però in questo momento è da fare manualmente. Se parla di roadmap, magari tirare dentro nel monitor, a quel punto diventa uno strumento di amministrazione. Non mi toccare un tasto dolente. La domanda, per chi non l'ha sentita, è far diventare il monitor uno strumento di amministrazione, non soltanto di monitoraggio. Questa è una cosa su cui sto combattendo una mia battaglia personale da lungo tempo. Ti dico sinceramente, do del tu, scusatemi se do tutti del tu. A me andrebbe bene anche il Workbench se fosse esteso con determinate caratteristiche. In questo momento i due prodotti non mi fanno una gestione a 360 gradi, fanno già tanto, perché con il Workbench posso già fare tantissimo, dalla configurazione dei plugin, la configurazione delle infrastrutture, ci gestisco il cloud. Non l'ho detto oggi, ma il cloud di Oracle, se volete gestire i parametri di configurazione, dovete collegarvi per vedere qual è la struttura, eccetera, potete prendere il Workbench e collegarlo alle istanze in cloud. Quindi abbiamo già buone cose. Una soluzione così, con calma, cioè abbiamo tanta carne a fuoco, tanta. Posso vedere dei problemi sul fatto che il monitor diventi anche un strumento di amministrazione? In questo momento non è così, no. E a breve, tranquillo, non sarà così. Quindi stai tranquillo da quel punto di vista. Se io devo monitorare qualcosa, lo posso tranquillamente confessare come uno strumento di semplice monitoraggio, ma che comunque non influisce nel comportamento del database, roba del genere. E te conosci la mia realtà? Allora, noi monitoriamo il database a casa dei nostri clienti. Monitorare ce lo lasciano fare. Se avessi uno strumento che invece
ci mette anche le mani, magari non ce lo lascia. A breve, tranquillo, il problema non si pone. Né a breve né nell'immediato medio termine il problema non c'è, ok? Warbench, se vuoi fare amministrazione, e poi smuovere la qualità. Okay.